Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'emergenza di maggiori controlli nelle strutture sanitarie. Per questo l'assessore regionale alla salute ieri sera a Siracusa per partecipare ad una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e ha disposto l'invio di un Covid team per gestire l'attuale situazione sanitaria. Vediamo. Sarà rafforzata la struttura di controllo dei percorsi Covid in provincia di Siracusa. Questo è emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato d'urgenza ieri sera dal prefetto Giusi Scaduto. Presente alla riunione anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha disposto l'invio di una sorta di task force dopo le note vicende e le ripetute segnalazioni provenienti da più parti relative a quanto accaduto all'ospedale Umberto I. Tante infatti le lamentele da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, ma anche quella di un operatore sanitario il cui videomessaggio ha destato clamore nelle ultime ore. Alla riunione ha partecipato il sindaco Francesco Italia, che così commenta quanto emerso da quell'incontro. L'assessore Razza ha dato da subito la disponibilità, così come è avvenuto anche altrove, a nominare un team di esperti, un gruppo di supporto in risk management che verifichi e assista e accompagni l'ASP nella gestione dei percorsi Covid per garantire a tutti noi la massima attenzione, la massima qualità del servizio e soprattutto per riportare il clima di serenità che mai come in questo momento tutta la popolazione, il primo cittadino e i primi cittadini di tutta la provincia chiedono. Già nelle scorse settimane avevo inviato una nota all'ASP chiedendo per iscritto alcune informazioni. Domani mattina invierò una nuova nota che ho preparato oggi proprio in relazione ad alcune delle questioni più spinose che sono state evidenziate anche all'interno e durante questa riunione. È chiaro e deve essere chiaro a tutti che c'è e ci sarà la massima attenzione per garantire ai cittadini siracusani non solo la qualità del servizio, ma che questa attenzione sull'emergenza Covid sia massima. Il laboratorio di analisi dell'Umberto I, benché abilitato a eseguire i tamponi, perché mancano macchine e reagenti? La denuncia è del leader di Siracusa protagonista, Vincenzo Vinciullo. Sentiamo. La diagnostica diventa un efficace alleato nell'individuazione di casi di positività e quindi strategica nel contenimento della diffusione del coronavirus. Seppur in ritardo, la regione siciliana ha autorizzato il laboratorio dell'ospedale Umberto I a eseguire tamponi. Confusione e ritardi nella consegna degli esiti dei tamponi, spiega il leader di Siracusa protagonista Vincenzo Vinciullo, come ampiamente denunciato, causate dalla regione che solo questa settimana, con colpevole ritardo, ha autorizzato il laboratorio di analisi dell'Umberto I a effettuare le analisi. Laboratorio che non è ancora in grado di operare nonostante la dedizione del suo personale, che prima di iniziare ad operare deve acquistare le macchine e i reagenti necessari. Nonostante i sacrifici sovrumani, la dedizione unica e incommiabile di medici, infermieri, biologi, chimici, tecnici, ausiliari, pulizieri, operatori e operatrici del 118, la sanità regionale e quella provinciale sono andati in cortocircuito ancora prima che si manifesti la vera emergenza. Al dibattito intervengono anche rappresentanti di laboratori privati di analisi. La diagnostica di laboratorio è sempre una cosa seria, dice Lisa Interlandi, presidente regionale della Federazione Sanità della CIDEC, anche se legislatori e clinici se ne dimenticano e spesso, come in questo caso, la diagnostica di Covid-19 è oggi strumento critico di salute pubblica e deve essere eseguita da laboratori autorizzati ed elevata abilità specifica anche in termini di valutazione dei kit inseriti nella catena di controllo dell'epidemia. La centralità della medicina e del laboratorio nella vita dei cittadini e pazienti è una delle cose su cui puntare per uscire dalla pandemia e che dovremo ricordare quando l'onda sarà passata.
Questione tamponi, carenze di dispositivi di protezione individuale, conflittualità tra i rappresentanti e lavoratori ASP 8 sono elementi di preoccupazione ulteriore. Invitiamo, dice Vinciullo, tutti i protagonisti della sanità siracusana, in primis il sindaco Italia, ad attivare un tavolo di concertazione soprattutto con i rappresentanti dei lavoratori per sanare tutti i conflitti attualmente in essere perché, come ricordato il Santo Padre, da questa emergenza usciremo tutti insieme. Iniziamo una nuova stagione che deve essere quella del dialogo e dell'ascolto. E parliamo adesso degli aiuti economici in questo periodo di emergenza coronavirus. Tante le famiglie che hanno terminato i propri risparmi. Andiamo a vedere appunto la distribuzione di questi soldi che dovranno arrivare ai comuni. Ammonta a quasi 4 milioni di euro il contributo complessivo che arriva dal governo nella nostra provincia per il cosiddetto reddito di emergenza. Sentiamo la distribuzione appunto per quanto riguarda il nostro territorio. Sono in arrivo oltre 3 milioni e 600 mila euro per la provincia di Siracusa dal cosiddetto reddito di quarantena o di emergenza. La somma, come è noto, è stata stanziata dal governo e sarà trasferita ai sindaci dei singoli comuni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, distribuendo buoni spesa o generi alimentari di prima necessità a chi ne abbia bisogno. Per quanto riguarda i singoli comuni, il contributo maggiore ovviamente arriverà al capoluogo con una somma di 901 mila 655 euro, poi e proseguono con il comune di Avola 287.000 euro, Augusta 257.000, Pachino 223.000, Lentini 219.000 e così via dicendo fino ad arrivare al più piccolo comune della provincia, quello di Cassola, a cui è stata destinata la somma di poco meno di 7.000 euro. I fondi dovrebbero essere disponibili nelle casse comunali già nei primi giorni di aprile. La gestione toccherà direttamente ai sindaci, che daranno incarico ai servizi sociali già in possesso di un elenco di persone indigenti, alle quali potranno essere aggiunte quelle famiglie che, a causa della crisi da coronavirus e per la perdita momentanea di lavoro, possono avere questo contributo. Il comune potrebbe optare anche per la distribuzione di buoni da spendere nei supermercati o girare le somme sia alla protezione civile o agli uffici di assistenza sociale o al Banco Alimentare o alla Caritas, che già stanno assistendo le famiglie indigenti con la distribuzione di alimenti e pasti caldi. Queste somme non risolveranno di certo il problema di tutte le persone, ma è certamente un modo come mettere una pezza in attesa che scatti la cassa integrazione e altri ammortizzatori per alleviare le condizioni di molte famiglie in questo periodo di crisi. E in emergenza Covid-19, slitta al 30 maggio il pagamento della prima rata Tari. L'assessore Bucchieri dice domani il sì del commissario del Consiglio Comunale. Slitta la scadenza per il pagamento della tassa sui rifiuti. L'amministrazione comunale di Siracusa ha disposto infatti un rinvio di 2 mesi per la corresponsione della prima rata della Tari in scadenza il 31 marzo. Non è il momento delle polemiche, ma il momento della condivisione e della collaborazione. L'amministrazione, per venire incontro alle difficoltà generate dall'emergenza del coronavirus, ha deciso di differire la prima rata della Tari da marzo a maggio per un totale di 7 pagamenti fino all'ultima scadenza prevista del 30 novembre, che corrisponderà con il conguaglio. L'assessore all'igiene urbana Andrea Bucchieri interviene in risposta alle accuse su una presunta mancata sospensione del pagamento della tassa sui rifiuti. Come anticipato dal sindaco Francesco Italia nei giorni scorsi e come già concordato dalla metà di marzo, il settore entrate giorno 24 ha redatto la proposta di deliberazione, la numero 13. La stessa è stata inviata il giorno successivo all'ufficio segreteria del Consiglio Comunale, che a sua volta ha immediatamente girato il documento al Collegio dei Revisori Legali per la posizione del parere di competenza. Il parere è stato apposto nella stessa giornata. Dice ancora l'assessore Bucchieri, a questo punto si aspettano le determinazioni di competenza che il commissario straordinario Giuseppe Di Gaudio, in sostituzione del Consiglio Comunale, dovrà assumere al massimo domani in videoconferenza, secondo quanto disposto dal decreto legge numero 18. Ogni rata sarà in media di 50 euro, ecco le nuove scadenze della Tari. La prima il 30 maggio 2020, la seconda il 30 giugno, la terza il 30 luglio, la quarta il 30 agosto, la quinta il 30 settembre, la sesta il 30 ottobre, la settima a conguaglio il 30 novembre.
In questo periodo di emergenza da coronavirus sono tante le difficoltà anche per recarsi in un supermercato e fare la spesa di provviste di ciò che serve, come è il caso di un cittadino siracusano che è sprovvisto di auto e non gode di ottima salute, sprovvisto anche di mascherine, non può assolutamente uscire da casa per poter provvedere alla spesa. È qui che prova ad attivare la macchina del servizio a domicilio, ma incontra tante difficoltà. Sentiamo. Dalla segnalazione di un cittadino residente nella zona alta di Siracusa si solleva la problematica della spesa a domicilio, situazione che sta vivendo lo stesso signore e la sua famiglia e anche tante altre famiglie in questo periodo di emergenza dal virus. Questa è infatti la vicenda che hanno affrontato. Costretti a restare in casa, i componenti della famiglia sono sprovvisti anche di mascherine e al momento non godono di ottima salute. Lo stesso medico di base gli consiglia di non uscire per alcun motivo, quindi impossibilitati a raggiungere il supermercato più vicino. Il cittadino quindi si attiva per ricevere la spesa a domicilio, servizio messo in atto da alcuni supermercati di Siracusa, ma economicamente non conviene, perché si è trovato a pagare un conto salato e provviste che possono coprire a malapena un giorno. Quindi chiede aiuto specificando di pagare la spesa con i suoi soldi alla Protezione Civile, ma rispondono che non è un servizio previsto. Quindi scrive all'amministrazione comunale, ma anche lì nessuna risposta. Dopo giri di telefonate e richieste di aiuto per avere un po' di provviste a domicilio, acquistate in un supermercato chiaramente più conveniente, arriva la notizia al consigliere comunale Francesco Burgio, in carica fino al momento della destituzione del Consiglio Comunale di Siracusa. Prontamente, senza giri di responsabilità e polemiche, è uscito di casa, si è diretto presso l'abitazione della famiglia e recuperato la carta e la lista di ciò che serviva ai signori e in maniera del tutto volontaria ha raggiunto il supermercato più vicino e soprattutto conveniente e poi portato tutto a destinazione. Infinite le parole di ringraziamento del caro cittadino siracusano che al momento ha risolto il problema spesa in emergenza coronavirus, ma resta comunque il problema per le prossime settimane e non solo per la sua famiglia ma anche per tante altre nelle stesse condizioni. Il cittadino siracusano chiede quindi alle istituzioni locali di attivarsi e incentivare il servizio della spesa a domicilio alle associazioni che possono agire in tal senso. Con una lettera inviata tra gli altri al Presidente della Regione e all'Assessore regionale alla Salute, un gruppo di ex parlamentari siracusani del PD ha chiesto un intervento a favore della sanità siracusana. Sentiamo. Hanno scritto una lettera al Presidente della Regione e all'Assessore regionale alla Salute, si tratta dei parlamentari ex o in carica, Raciti, Cirone, Marziano e Amoddio. Nella situazione sanitaria, dicono, generale, emergono i limiti specifici della provincia di Siracusa che vanno evidenziati con forza. Giungono da più parti informazioni di privati cittadini sullo stato di disorganizzazione del servizio sanitario di Siracusa e soprattutto del servizio ospedaliero all'Umberto I, che segnala incertezza e superficialità nella gestione dell'emergenza. Anche i comunicati stampa dei sindacati del personale ospedaliero denunciano uno stato di carenza organizzativa, gestionale e informativa da parte della dirigenza dell'ASP. In particolare sembra emergere un limite nel servizio di pre-triage e nel successivo passaggio al ricovero ospedaliero, con un'evidente deficienza nella organizzazione del servizio di pronto soccorso e una difficoltà a separare la cura dei pazienti critici da quella di pazienti non critici. Le notizie di infezioni tra medici e personale paramedico sembrano confermare questo stato di cose. Sappiamo, scrivono i parlamentari del Partito Democratico, bene che gli ospedali rappresentano oggi il presidio principale, la trincea di fronte nella lotta contro la diffusione della pandemia e per questo riteniamo necessario che la loro riorganizzazione deve essere garantita con la massima efficienza. Riconoscono lo spirito di sacrificio di tanti medici e infermieri che gestiscono l'emergenza a partire da uno stato di carenza strutturale, ma proprio per questo chiedono alla catena di comando dei servizi ospedalieri, nel rispetto dell'autonomia delle proprie competenze, il massimo della capacità organizzativa, della lucidità strategica e della messa a frutto della propria esperienza. In questa fase è mancata, secondo i parlamentari del PD, una corretta informazione ai cittadini sullo stato della situazione sanitaria e una corretta formazione del personale medico e paramedico sulle modalità con cui affrontare l'emergenza. I protocolli organizzativi sono poco efficaci,
la pratica di affidarsi a ordini di servizio per la gestione dell'emergenza inefficiente. Il cittadino deve essere messo in condizione di avere fiducia nel servizio sanitario pubblico e il personale ospedaliero deve essere messo in condizione di lavorare in sicurezza. Per questa ragione hanno ritenuto necessario che la Presidenza della Regione e l'Assessorato alla Sanità, attraverso una visita ispettiva, valutino le funzionalità delle procedure messe in campo e intervengano dove e se esse risultino deboli o inefficaci. Ci fermiamo per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale per altre notizie. A dopo. Casa di cura Clinica Villarizzo, sempre in continua evoluzione. All'interno della struttura di Villarizzo affrontiamo tutte le problematiche di obesità e di sovrappeso con una metodica rivoluzionaria, ELIPS. È un palloncino intragastrico che non c'è bisogno di anestesia, non c'è bisogno di chirurgia e non abbiamo bisogno di endoscopia. Un palloncino biodegradabile di composizione vegetale è messo all'interno di una capsula. Quindi il paziente non deve fare altro che ingerire la capsula, la quale arriva nello stomaco, viene riempita di semplice acqua. A livello gastrico ha un potere saziante, quindi il paziente mangerà poco e costantemente nell'arco della giornata e quindi riesce a perdere una percentuale di grasso anche molto alta. Casa di cura Clinica Villarizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di sarte volontarie all'opera a Solarino per la realizzazione di migliaia di mascherine da distribuire alla popolazione appunto del paese. Vediamo. Sono 47 le persone residenti a Solarino per le quali è scattato l'isolamento volontario. Delle 115 però 64 hanno completato il ciclo di quarantena e possono adesso recarsi nei locali dell'ASP in Contrada Pizzuta per essere sottoposti al tampone. Intanto sono state cooptate 25 sarte volontarie per la realizzazione di migliaia di mascherine che il Comune andrà a distribuire ai cittadini. E questa è l'iniziativa più interessante avviata nelle ultime ore dall'amministrazione comunale e annunciata dal sindaco Sebastiano Scorpo nel corso di un intervento ormai consueto sul profilo social del Comune. Abbiamo ritenuto necessario, già da qualche giorno a questa parte, dall'altro ieri, avevamo preso delle misure territoriali, comunali, e quindi in attesa di ciò io riferisco che con fondi privati è stata già acquistata della stoffa. E questo materiale fa sì che con la disponibilità di 25 signore, 25 sarte già si sono messi a disposizione, a cui va un immenso grazie, perché si sono adoperati a effettuare e a realizzare delle mascherine. Questa è la tipica mascherina infermieristica che circola in questi giorni, ma che ce ne sono pochissime in giro. Questo è il prodotto finito e quindi gli diciamo grazie per tutto il lavoro che stanno svolgendo per la comunità. Ve ne faccio vedere due campioni di quelli già realizzati, addirittura molto simili a quelli originali infermieristiche. Questi verranno distribuiti, ne sono già solo nella giornata di domenica, credo che ne siano già pronti 200-250 campioni. Credo che arriveremo a quantità che andranno tra i 2.500 e i 3.000 e proseguiremo l'opera per vedere fin quando possiamo arrivare. Detto questo, riferiamo che queste saranno consegnate a casa, quindi queste verranno portate dai volontari a casa
è un prodotto anche lavabile, sterilizzabile e quindi non monouso in questo periodo, e verranno poi consegnati, diciamo, ai soggetti più esposti, e cioè ai volontari, se c'è la possibilità anche ai dipendenti comunali, a coloro che lavorano nei supermercati, nelle macellerie, nelle ortofrutte, e andremo a scendere con l'età, quindi li consegneremo prima alle persone con età più avanzata e quindi andremo a scendere con l'età. E restando sempre in tema di mascherine, parliamo di un'operazione dei carabinieri di Floridia che hanno sequestrato più di 100 mascherine in un negozio perché rivendute a prezzi esorbitanti. E poi sentiamo anche i controlli sempre persistenti in città e anche in provincia per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti. Sentiamo. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno sequestrato più di 100 mascherine modello FFP1 all'interno di un locale negozio di ferramenta. L'attività è scaturita dalla denuncia di un privato cittadino che, intenzionato ad acquistare una mascherina, si è trovato a doverla pagare un prezzo 10 volte superiore a quello di mercato. Le mascherine, consistenti in dispositivi con o senza valvola, venivano rivendute al pubblico rispettivamente a 30 e 10 euro, acquistate dal negoziante a prezzi decisamente inferiori, sono state quindi sequestrate per scongiurare la possibilità del protrarsi della speculazione. Individuati i titolari della ferramenta, li hanno deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di manovre speculative su merci, punito con pene variabili da 6 mesi a 3 anni di reclusione. I carabinieri della tenenza di Floridia, su incarico dell'autorità giudiziaria, stanno valutando come reimpiegare queste mascherine che saranno donate a chi tutti i giorni silenziosamente combatte la guerra contro la pandemia. Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri del comando provinciale anche di Siracusa per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti nell'attuale difficile contingenza sanitaria, e anche nella giornata di ieri diverse sono state le violazioni riscontrate. A Siracusa, infatti, in zona Borgata, 5 persone sono state controllate mentre erano intente a riparare sulla pubblica via l'autovettura di uno di loro, intorno alla quale stavano armeggiando in gruppo. Nella frazione di Cassibile e Floridia, invece, diverse persone sono state sorprese mentre passeggiavano per le vie cittadine, senza saper dare all'atto del controllo motivazioni comprovanti uno stato di necessità. Tutti, infatti, hanno dichiarato di essere usciti per fare una passeggiata perché stanchi di rimanere chiusi in casa. A Testa dell'Acqua 2 persone sono state sanzionate a bordo delle loro autovetture. Il primo ha dichiarato di essere di ritorno a casa dopo aver accompagnato un amico. Il secondo invece stava andando presso un'abitazione secondaria. Ad Avola si sono riscontrati 3 casi di persone che a bordo della loro vettura circolavano senza giustificato motivo. Stessa cosa ad Augusta e Villasmundo. 2 persone sono state sanzionate a bordo delle loro autovetture perché circolavano senza motivo. Ed ancora a Villasmundo una persona è stata sanzionata dopo essere stata controllata mentre circolava a piedi. Ancora a Lentini, 3 persone sanzionate perché circolavano senza valido motivo, 2 camminavano per le vie cittadine, una addirittura proveniente da altro comune della vicina provincia etnea, una terza invece in macchina proveniente dal comune di Bucchieri. I carabinieri quindi continuano nell'opera di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle norme vigenti, rammentando che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute, e che le nuove disposizioni di legge prevedono sanzioni da 400 a 3.000 euro da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, e da raddoppiare in caso di recidiva. La CNA ha chiesto al governatore Musumeci una concreta e immediata misura finalizzata ad alleggerire la pressione fiscale nei confronti delle imprese in questo periodo di emergenza. La CNA Sicilia ha indirizzato una lettera al governatore Musumeci, all'assessore regionale alle autonomie locali Bernadette Grasso e al presidente dell'ANCI Sicilia Luca Orlando per sollecitare un incisivo intervento che promuova un'iniziativa organica destinata alle amministrazioni comunali deputate a deliberare sui tributi locali.
Di fronte ad uno scenario che giorno dopo giorno si fa sempre più complesso e drammatico, scrivono i vertici regionali della Confederazione, si rende necessaria, alla luce anche delle recenti disposizioni con cui si assegna maggiore liquidità ai comuni, l'adozione di misure di sostegno alle imprese tramite provvedimenti urgenti ad ogni livello per tendere la mano al nostro tessuto economico ormai al collasso e mitigare le gravi ricadute sociali che ne deriverebbero. A questo proposito, con il coinvolgimento attivo di ANCI Sicilia, chiediamo di intervenire presso i sindaci dei comuni della nostra regione, fatte salve le autonomie di ogni ente locale, affinché si arrivi subito alla sospensione del pagamento dei tributi locali a carico delle imprese Tari, IMU, TOSAP, tassa sulla pubblicità, rinviandone la riattivazione alla fine dell'emergenza sanitaria, con cancellazioni e riduzione in base anche all'effettiva fruizione del servizio. Le CNA territoriali della Sicilia, dal canto loro, sono già impegnate in una interlocuzione costante con le amministrazioni di riferimento al fine di individuare adeguate soluzioni per far fronte alle criticità che stanno attraversando e investendo l'intero comparto produttivo. La nostra Confederazione sta collaborando a tutti i livelli per consentire alle nostre comunità di contenere e sconfiggere l'epidemia in corso e assicura totale collaborazione alle istituzioni pubbliche per la fase di rilancio che si aprirà, si spera, quanto prima. Ad Avola la Polizia di Stato arresta 7 persone per il reato di furto aggravato di agrumi. I poliziotti del commissariato di Avola hanno arrestato 7 persone perché accusate di furto aggravato, tutte già note alle forze di polizia e avolesi. Si sono resi responsabili in concorso tra loro del furto di circa 5 quintali di limone, il cui valore di mercato è stimato tra i 6.000 e i 7.000 euro, raccolti in un vasto appezzamento di terreno agricolo coltivato di proprietà di un uomo, anch'egli residente ad Avola, vittima già nel passato di diversi furti di agrumi. Intorno alle 4 del mattino i poliziotti hanno notato uscire da un fondo agricolo un autocarro ribassato per l'eccessivo carico trasportato che si metteva sulla provinciale Noto Pachino con direzione di marcia verso Noto. I poliziotti hanno bloccato e controllato il mezzo guidato da Maurizio Marcì, avolese di 48 anni, e hanno rinvenuto 240 casse piene di limoni per un totale di 4.800 kg circa. Nel frattempo altre pattuglie, esaminando il fondo stradale e rilevando le tracce di fango impresse sull'asfalto, hanno individuato il fondo agricolo oggetto del furto e hanno atteso l'uscita dei complici di Marcì. Poco dopo hanno visto uscire dal fondo agricolo un autocarro e un'autovettura. Dopo averli fermati e seguiti a breve distanza, li hanno bloccati. A bordo dell'autocarro si trovavano Giuseppe Ferlisi, Corrado Busà, mentre all'interno della vettura si trovavano Paolo Garante e i figli Gaetano e Giuseppe e Gheorghita Trifan, rumeno di 34 anni. Durante il sopralluogo nel fondo agricolo, gli operatori, oltre a rilevare tracce del reato appena commesso, hanno accertato anche che i 7 uomini avevano forzato la porta di un fabbricato rurale rubando all'interno svariati oggetti, utensili da lavoro, taniche di gasolio e un decespugliatore, di cui, terminata l'azione criminale, e si erano sbarazzati lungo la via di fuga. Anche a Siracusa la pratica della spesa sospesa si chiama carrello solidale e consiste nell'invito rivolto ai cittadini che fanno la spesa di comprare prodotti alimentari che poi saranno destinati alle famiglie in difficoltà. In alternativa c'è pure la possibilità di effettuare un bonifico su un conto corrente dedicato. Il sistema entrerà a regime domani ed è stato messo a punto dal comune che partecipa con i volontari della Protezione Civile e della Caritas. Si inserisce in quell'attività che ha consentito finora di consegnare ai bisognosi oltre 20 tonnellate di spesa e di soddisfare quasi 2.000 richieste in meno di 20 giorni. Nei punti vendita delle catene dei supermercati che hanno aderito sarà trasmesso il messaggio audio e saranno affissi dei manifesti per consigliare la tipologia di alimenti che è preferibile acquistare, prevalentemente prodotti a lunga scadenza, anche se i clienti possono comunque scegliere liberamente. La merce donata sarà così accantonata per poi entrare nel circuito solidale. Lo stesso tipo di messaggio sarà inoltre veicolato attraverso altri canali, così da consentire alle persone di donare alimenti anche se preferiscono fare la spesa online. Infine, chi volesse comunque dare un aiuto può sempre farlo attraverso un bonifico bancario su un conto corrente dell'Arcidiocesi di Siracusa.
con la causale emergenza coronavirus. In attesa dei fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione, afferma il Sindaco Italia, non restiamo con le mani in mano e alimentiamo il grande senso di solidarietà dei siracusani con nuove iniziative. L'emergenza Covid-19 sta causando solo un isolamento sociale che si supera in tanti modi, anche grazie alla tecnologia. E parliamo adesso di musica, soprattutto di un brano di un giovane parroco siracusano, Don Matteo, che ha scritto appunto un brano in occasione del periodo che si sta attraversando. Sentiamo. La musica è un dono di Dio che parla al cuore, così recita la copertina della pagina Facebook di Don Matteo Vasco della diocesi di Siracusa. Con chitarra e voce il giovane parroco esorta a cantare per non sentirsi soli in questo periodo difficile di restrizioni a causa del coronavirus. Ecco le note di questa canzone che ha fatto il giro del web. Per volare in alto ed arrivare fino a te. Adesso guardo indietro, vedo quel che hai fatto in me. Paure svanite, sbagli indipinti, errori ripresi, ciò che di bello c'è. Ciò che di bello c'è. Quando sto qui con te, il tempo si ferma ed io mi fermo con te. Quando sto qui con te, il tempo si ferma ed io riparto con te. Vediamo adesso le previsioni meteorologiche per questi giorni. Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di martedì, quando sull'Italia la discesa di aria molto fredda dal nord Europa porterà un generale calo delle temperature non solo al nord ma anche sulle regioni del centro-sud, con instabilità in aumento in particolar modo sulle regioni del medio versante adriatico. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per la giornata di martedì. Vedete al nord tempo in miglioramento, in particolar modo al nord-est, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia invece ancora residua al nord-ovest, specie sul Piemonte. Vedete al centro invece tempo in peggioramento, in particolar modo sulle regioni del medio versante adriatico, con rovesci sparsi e nevicate in Appennino fino a quote collinari. Al sud, dopo un avvio di giornata ancora nel complesso stabile, anche qui tempo in peggioramento, specie sulle regioni adriatiche, con piogge in arrivo dalla sera. Bene, per questo aggiornamento è tutto. Ulteriori dettagli, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebimeteo. Dopo le previsioni meteorologiche, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.